Mikhail Chekhov, la tecnica dell'attore. Mikhail Chekhov è il nipote di Anton, il famoso drammaturgo. Nasce nel 1891, studia con Stanislavski, che lo considerava uno dei suoi migliori allievi, e in realtà questo libro raccoglie e sviluppa il metodo Stanislavski sulla memoria emotiva per spingerlo nella direzione di gesto psicologico. Ma per presentarvelo mi fa piacere leggere due righe dello stesso Chekhov. L'attore comincia ad esplorare il copione e, nel farlo, deve esplorare se stesso. Deve esplorare se stesso. Tutte le battute, tutte le situazioni che si trovano nell'opera sono silenziose per l'attore, finché non trova se stesso dietro di loro. Finché non trova se stesso dietro di loro. La parola scritta deve diventare parola parlata. Insomma, in queste poche righe, ricche di significato, in un'estrema sintesi troviamo un'idea fondamentale del metodo Stanislavski. L'attore non recita, porta in scena se stesso. Non sono Romeo, non sono Giulietta, sono me stesso nella situazione di Romeo e di Giulietta. Quindi, Mikhail Chekhov, la tecnica dell'attore.